Per la prima volta, dopo un anno dal manifestarsi della pandemia in Italia e in Piemonte, finalmente disponiamo di un'arma che ci permette di passare al contrattacco del virus, disattivandolo preventivamente. E quest'arma, come sapete, è il vaccino. Il 27 dicembre scorso c'è stato il cosiddetto Vaccine Day ed è stata la data che ha segnato in via ufficiale in tutta Europa la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. In Italia la distribuzione vera e propria è poi iniziata un paio di giorni dopo, il 31 dicembre. Ebbene, qual è il valore del vaccino? Che la vaccinazione è offerta a tutta la popolazione in considerazione dei principi di equità, legittimità e promozione della salute e del benessere, delle indicazioni internazionali ed europee e anche dell'epidemiologia locale, secondo modalità e priorità che tengono conto del rischio legato al contrarre la malattia, dei tipi di vaccini autorizzati e della loro effettiva disponibilità nel quadro di una strategia generale che è stata messa in piedi dalla Commissione europea, poi distribuita ai vari Stati membri. Sono state quindi, sulla base di questi principi, identificate dal Parlamento italiano delle categorie con priorità, quindi per sfruttare l'effetto protettivo e diretto dei vaccini. Sono stati innanzitutto identificati gli operatori sanitari e sociosanitari e successivamente, per analogia, è stata ampliata la vaccinazione a tutti i soggetti che a vario titolo accedono alle strutture ospedaliere per rendere la struttura sanitaria sicura. Poi, ovviamente, le strutture residenziali per anziani, quindi includendo gli ospiti e tutto il personale dell'RSA e delle varie strutture residenziali, ed infine la popolazione in età avanzata con più di 80 anni. Come ci siamo organizzati in Piemonte? Non è stato facile, ma siamo stati i primi, che la prima regione che ha chiuso un paio di accordi fondamentali con i medici di medicina generale e con i farmacisti. Il Piemonte ha messo in campo per le vaccinazioni una rete di 1600 farmacie, sappiamo bene che siano una ogni 2600 abitanti, quindi con una capillarità sul territorio veramente importante, che lavorano in tandem con 3200 medici di medicina generale, che rappresentano un sistema collaudato che nell'ultima campagna anti-influenzale ha permesso di vaccinare quasi 1 milione di piemontesi in solo 2 mesi. E questo accordo si compone di due parti, una logistica e una di somministrazione. La logistica viene effettuata dalle farmacie che a fronte dell'accordo provvedono allo stoccaggio, alla distribuzione, ai medici di base, con un software che permette ai medici di medicina generale di prenotare le dosi di vaccinazione che loro necessitano nella giornata e andare a ritirare in farmacia. E poi c'è una parte di somministrazione del vaccino che può avvenire direttamente negli studi dei medici, negli studi delle ASL, negli ambulatori delle ASL messi a disposizione, e da quest'anno, ai sensi dell'articolo 1,471 della legge di bilancio, anche nelle farmacie. E devo ricordare che ben l'80% delle nostre farmacie ha locali idonei per fare questa attività, che però deve essere fatta sempre sotto la supervisione di un medico. Ma il tema forse più rilevante, anche alla luce delle contrastanti idee sulla necessità di vaccinarsi o non vaccinarsi, è sicuramente il motivo della vaccinazione. Noi sappiamo che la vaccinazione ha sconfitto importantissime malattie, come il vaiolo, che è stato eradicato totalmente dal nostro pianeta nel 1980. Ma pensate anche alla poliomielite, pensate al morbillo, alla rosolia, per i quali oggi disponiamo di vaccini, e pensiamo anche agli effetti di queste malattie che oggi invece sono stati così evitati dalla presenza del vaccino. C'è un tema di protezione individuale che sicuramente noi dobbiamo tenere in conto, ognuno di noi deve tenere in conto, ma c'è anche un tema di protezione degli altri, c'è anche un tema legato all'appartenere a una comunità, a una società, perché purtroppo le malattie che si trasmettono di persona in persona possono anche contagiare quei soggetti che per vari motivi non possono vaccinarsi.
ci sono bambini, ci sono adulti, ci sono persone che non si possono vaccinare. Allora l'unico modo di proteggere queste persone è proprio che tutti gli altri che lo possono fare si vaccinino, creando quella che ormai conosciamo tutti, viene definita immunità di gregge, che limita fortemente la circolazione del virus e indirettamente protegge anche questi soggetti. E questo è un impegno sociale che noi tutti amiamo, un dovere nei confronti dei nostri vicini, delle altre persone che non hanno la possibilità di vaccinarsi. Io credo che se vengono mantenute queste coperture, se riusciremo ad avere dosi sufficienti, riusciremo ad impedire al virus di circolare fino alla sua totale e permanente scomparsa.